Buonasera direttore. Vittoria doveva essere, vittoria è stata. È vero che l'Audace ha sprecato tantissime occasioni per poter raddoppiare e chiudere la partita, però il Granata ha impensierito la difesa fino all'ultimo. Sì, sapevamo comunque che sarebbe stata una partita difficile, nel senso che loro trovavano una squadra che veniva da un periodo negativo, ma comunque pur perdendo le partite precedenti non aveva assolutamente demeritato. Sono quelle partite in cui si ha tutto da perdere, abbiamo avuto la bravura di sbloccarla subito. Onestamente pensavo magari che sarebbe andata cammin facendo in maniera diversa, però abbiamo saputo anche soffrire nell'ultima parte, perché i nostri avversari, pur non avendo occasioni limpide da gol, ci hanno comunque impensierito, hanno avuto parecchie palle inattive a favore, hanno comunque onorato con grande professionalità e con un discreto approccio tecnico questa gara. Obiettivo centrato di avvicinarsi al Picerno prima dello scontro diretto col pareggio dei Lucani a Taranto. Ci sarà tutto il girone di ritorno, forse un po' prematuro, ma può essere la partita spartiacque della stagione domenica? Sicuramente è una partita importante, però il campionato è lungo, è assolutamente insidioso. Non mi va di andare incontro alla solita retorica. Questo è un campionato estremamente livellato verso l'alto. Ci sono molte squadre che, al di là delle rispettive ambizioni, ti possono mettere in difficoltà ogni domenica. Lo dimostrano anche oggi i risultati dagli altri campi. Noi sappiamo dall'inizio qual è il nostro obiettivo, abbiamo la fortuna di avere una proprietà importante che ci ha messo a disposizione tutto, per cui abbiamo una rosa di calciatori secondo me in grado di poter centrare quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissi inizialmente. Sappiamo che questo percorso è lungo, è pieno di insidie, però secondo me da un po' di tempo a questa parte abbiamo intrapreso una strada che ci sta dando in questo momento buoni frutti, e sono sicuro che ci porterà lontano. Ultima domanda, direttore, sul mercato. Siamo agli ultimi giorni, è arrivato Nadarevic, c'è da aspettarsi qualche altro arrivo? Penso di sì, penso che nella giornata di domani facciamo qualcosa. In entrata vogliamo comunque aggiungere un giocatore over importante e sistemarci un po' negli under per avere sicuramente più soluzioni, anche perché oggi abbiamo avuto un infortunio di Cascione che dobbiamo valutare. Ci sono delle situazioni, diciamo, siamo corti perché abbiamo degli infortuni abbastanza lunghi in quest'ultimo periodo, però faremo qualcosa, perché, ti ripeto, abbiamo la fortuna di avere una società forte che ogni volta che ne abbiamo bisogno ci mette a disposizione tutto per poter compensare qualsiasi tipo di lacuna. Riccardo, vittoria importante, di peso, anche se però magari un po' più sofferta del previsto. Sì, sicuramente sulla carta erano inferiori, però comunque c'è da giocare sempre. Fa capire che comunque è un campionato molto difficile. L'importante era vincere e ci siamo riusciti. Hai realizzato il gol decisivo, stai trovando piuttosto con continuità la via della rete, è servito anche il cambio di modulo dall'iniziale 4-3-3 magari a questo 4-4-2 che, come dice il mister, regala più equilibrio alla squadra. Sì, comunque abbiamo trovato più equilibrio, quindi non solo per quanto mi riguarda ma anche a livello di squadra stiamo dando più continuità dei risultati. Domenica a Picerno, big match di questa penultima giornata di campionato, non sarà decisiva, però nell'economia del campionato questo match rivestirà un'importanza notevole, insomma. Certo, anche perché, come vediamo, ci sono due squadre in forma, sappiamo che è una partita molto difficile, sicuramente non sarà determinante per il campionato, ma sicuramente andremo lì, daremo tutto, sappiamo che affrontiamo anche una squadra molto organizzata. Abbiamo 3 giorni per prepararla e sicuramente non sfigureremo.